La febbre mangina. Quando la bambina è malata, anche le sue bambole debbono ammalarsi per farle compagnia. Il nonno le visita, prescrive le medicine del caso e fa loro moltissime iniezioni con una penna sfera. Questo bambino è malato, dottore. Vediamo un po'. Sì, già. Mi pare che abbia una buona brontolite. Grave. Gravissimo. Gli dia da bere questo sciroppo di matita blu e gli faccia dei massaggi con una carta di una caramella all'anice. E quest'altro bambino non le pare malaticcio anche lui? Malatissimo, si vede senza cannocchiale. E che cos'ha? Un po' di raffreddore e un po' di raffreddino e due etti di fragolite acuta. Non c'è pericolo. Gli dia queste pastiglie di stupidina sciolte in un bicchiere d'acqua sporca. Però prenda un bicchiere verde, perché i bicchieri rossi gli farebbero venire il mal di denti. Una mattina la bambina si sveglia guarita. Il dottore le dice che può alzarsi, ma il nonno vuole visitarla personalmente mentre la mamma prepara i vestiti. Sentiamo un po'. Dica 33. Dica. Provi a cantare. Tutto a posto. Una magnifica febbre mangina.